Anche lui, dopo 2 anni di lotta in prima linea, ha dovuto arrendersi al virus, ma il primario di rianimazione Salvo Damante sta già programmando il suo rientro. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente in questo suo primo giorno di quarantena da positivo. I sintomi, per fortuna, e naturalmente anche grazie al ciclo vaccinale, sono lievi. La voglia di ritornare in reparto, invece, rimane inalterata. Io sto bene, ho dei sintomi parainfluenzali, artralgia, un po' di mal di testa, ma niente più. Ho la fortuna che di aver fatto la terza dose nel momento giusto e ritengo che vivo questa situazione con molta serenità, perché sono convinto che sono ben tutelato dal vaccino. E, oltretutto, il fatto di stare bene, oltretutto fremo. Premo per il fatto che voglio tornare velocemente nel campo di battaglia. In questo momento mi sento come un guerriero che è stato ferito in trincea, perciò momentaneamente devo stare fuori a curare le ferite, ma nel mio animo ho una voglia importante di tornare in campo e dare il mio contributo a questa guerra contro il Covid. Una guerra che stavate combattendo quasi a mani nude, ne avevamo parlato proprio qualche giorno fa quando vi siamo venuti a trovare in terapia intensiva, un reparto che purtroppo per forza di cose oggi chiude e c'è anche un po' di rammarico per questa situazione. Ma assolutamente sì, ho grande rammarico e grande dispiacere, ma purtroppo se uno vive in trincea rischia di rimanerne leso. Però ritengo che spero prestissimo di ritornare in campo e dare il mio contributo importante. Damante ne approfitta anche per mandare un saluto ai colleghi medici e agli infermieri che, come lui, in questi giorni stanno affrontando il virus e lancia l'ennesimo appello alla vaccinazione. Io ringrazio loro per l'egregio lavoro che hanno fatto. Ovviamente che ci sia qualche ferito ci sta, ma questo non deve fermarci. Anzi, il fatto che noi stiamo bene e che loro stiano bene, come il primario della medicina Covid di Gela, ci deve dare più forza ancora affinché la battaglia continui. Ma la serenità più grande che noi abbiamo e che lui ha è che il vaccino ci sta tutelando. Questo è un messaggio alla popolazione perché sto vivendo questa situazione con molta, molta serenità. Ovviamente, come tutti, prendo un po' di tachipirina, prendo qualche altra cosa, mi misuro i valori, ma niente di più, sto benissimo e questo grazie al vaccino. Perciò dico solo vaccinatevi, non ci sono altre strade per stare bene.